Ok, ecco qua il pezzo mancante. Voi sentite anche l'audio? Io no, però vabbè, poco importa. Allora, anziano Ago, ah, eccolo qui. Vedi, io scrivo libri sulle varie leggende che abbiamo qui al Canyon e altri riguardo lo studio del pianeta. Così potrò continuare a trasmettere le mie conoscenze alle generazioni future, anche dopo che sarò tornato. Intanto non vedete la mia faccia, ma non importa. Solo so, vuoi farmi delle domande? Vai, domande riguardo alla Terra Promessa. Ah, la Terra Promessa, è questo ciò che vuoi sapere? Non esiste un luogo chiamato Terra Promessa, almeno questo è ciò che credo io. Beh, no, in un certo senso si può anche dire che esiste. Il fatto è che, anche se non esiste per noi, esisteva per gli antichi. Per dirlo in parole povere, la Terra Promessa è il luogo in cui un antico muore. Gli antichi conducevano una vita molto dura essendo nomadi. Dedicavano la loro esistenza a crescere l'energia spirituale, con la coltivazione, gli animali e tutto quanto. Per questo la loro vita non era altro che un susseguirsi di fatiche. Quando il loro viaggio terminava, nel punto dove tornavano al pianeta, o per meglio dire, il luogo dove morivano, lì c'era la terra promessa. Quindi è più una cosa concettuale. Suprema felicità. Per un antico tornare al pianeta significava essere finalmente libero dai propri doveri. Quindi, sì, immagino che sia questo. Questo è solo ciò che credo io, quindi è una sua congettura. Comunque nessuno conosce la verità. I tuoi amici sono radunati, vabbè, qua ti dice dove sono gli altri. Dex, non ti vedo, no, adesso mi vedete. Sì, Cosmo Canyon, però come vedi, questa è una roba che ho registrato, perché l'altra volta che abbiamo fatto Cosmo Canyon, mi ero scordato per via degli incidenti. Questo è l'anziano Buga, parlami degli antichi. Ah, se devo parlare degli antichi, non posso non menzionare il professor Gast. Era un ricercatore della Shinra che dedicò la sua vita alla ricerca. Era anche una persona che divenne onesta e sincera, a differenza di quello che uno si aspetta dalla Shinra. 30 anni fa. Vedete? Estasiato a dir poco, ritrovò un antico, lo chiamò Genova. Ricerche di ogni sorta, però un giorno tornò esausto e continuava a ripetere che Genova non era un antico, che aveva commesso uno sbaglio. Non lo sento da allora, ma non tornò mai più alla Shinra. Se doveste incontrarlo nei vostri viaggi, per favore, riferitegli un messaggio da parte mia. Ditegli che un certo anziano a Cosmo Canyon, quello a cui piacciono i drink, vuole sentire altre storie sugli antichi. Piacerebbe poter parlare ancora con voi, ma purtroppo tutto ciò che riguarda gli antichi è basato su miti e leggende. Ecco, allora qui si hanno appunto un po' di informazione sugli antichi, sui Setra. Quella di Gast fu poi retconnata, nel senso che non è proprio così, nel senso che qua lui dice che tornò a Cosmo Canyon, che già sapeva che il progetto, intanto possiamo partire. Già sapeva che il progetto Genova, ok, sia sì, questo, era stato un errore che Genova non era un antico. In realtà, da altre fonti, più avanti, compilation e tutto quanto, salta fuori che lui scopre dopo essere tornato, cioè lui va a Cosmo Canyon, aiuta a costruire il robot lì per guardare le stelle e tutto quanto, i macchinari di Bugenhagen, però poi dopo vaga di nuovo, sente che alla Shinra hanno trovato una setra, un antico vivente, torna alla Shinra e lì scopre che effettivamente quello che è stato fatto col progetto Genova e tutto quanto, e lo scopre dopo dai Falna che Genova, insomma lo scopre comunque dopo, non se ne accorge lui. Ok, direi quindi che possiamo andare avanti. Eravamo arrivati a Nibelheim e c'erano non pochi. Allora, intanto io devo fare una roba prima di entrare, perché infatti sono tritato. Allora, intanto metto Tifa. Materia dovrebbero essere tutti e tre. Ok. Qua gli volevo mettere Time, esatto. Usiamo anche una tenda se ce l'ho. Potrei
potevo anche andare al coso, però non c'era bisogno in realtà. Vincent nella pick dei PG è molto figo. Allora, avevamo fatto il giro di tutta la città, della mansion, abbiamo preso Vincent e adesso il grande Sephiroth è andato oltre le montagne, è andato. Adesso dobbiamo inseguire Sephiroth lungo le montagne. Allora, io ve lo dico, sto usando un tweak per non avere i combattimenti. Intanto Arfons Henrik ci ospita, grazie dell'host. Quindi possiamo veramente dedicarci pienamente alla storia, così. Io ho levellato, quindi dovrebbe bastare quello che abbiamo. Intanto eccoci al Monte Nibel, dove c'è la musica che abbiamo già sentito a Midgar, che qua si adatta davvero molto poco a questa zona. Ciao Calendor. Ho già fatto la parte registrata di Cosmo Canyon. Mi spiace, te la sei persa. Spada runica. Tanto tu la conosci molto bene. Ho parlato con entrambi gli anziani, l'ho registrata prima e l'abbiamo vista velocemente insieme, però ci tenevo. Zero Kaledor, come puoi leggere qua sotto, in basso, in basso, in basso, in basso, è il creatore della patch italiana, la traduzione in italiano che stiamo usando. L'ottima traduzione italiana che stiamo usando, aggiungerei. Vabbè, qua perdo solo del gran tempo andare su di qua. Questo ponte che per una volta non si rompe. No, io non volevo andare qua, mannaggia il cas. Vabbè. Quanto è brutto sto boss qua. Zero è venuto in chat solo perché stasera ho spammato con la foto di me e Nain. Interpretazioni originali di Cloud e Tifa. E quindi speravi fossi in cosplay, invece no. Cloud ha battuto Rambo per quella spada, assolutamente sì. Lo dicevamo già l'altra volta, il coltellaccio di Rambo. Sono un cazzo le summon. Hola, ciao Neocanon, ciao Giuseppe. Solo per quello che ci sei. Ti interesserà mica vedere Final Fantasy VII, te scusa. Mm-hmm.
sono scemo. L'ho visto adesso, l'ho visto che il fuoco lo rigenera. Quindi bisogna fargli roba. Oh, ci vorrebbe l'aria. Acqua. Ah, ma allora sei un po' stronzo. Sì, vabbè, ci tengo a farli questi qua. Ops. Intanto io sto cercando qua i cosini, perché effettivamente è molto più semplice. Ah, eccolo qua. Pum. Effettivamente è semplicissimo così. È tenuto una materia contrattacco. Iris, come è messa al momento? Ah, non sai dove siamo. È la prima volta che arriviamo a Nibelheim 0, quindi Iris è messa così. Sì, perché la Fox, perdonami, ma non stavo proprio guardando la battaglia, infatti continuavo ad attaccare a caso. Dovevamo solo uscire di qua. Dovevamo uscire di qua. Sì, eh? Sì. Sì, dobbiamo andare oltre, però non dobbiamo andare al reattore. Il bug l'abbiamo lasciato là. Un'altra città. La limit 4 la farai. No, zero, non è una perfect run, è uno story playthrough, ci concentriamo solo e unicamente sulla storia. E quello cos'è? Ladies and gentlemen, welcome to Rocket Town. Una cittadina costruita intorno alla base di lancio di un reattore, di un missile. Un vecchio razzo arrugginito. Mi chiedo cosa se ne faccia di un colosso del genere. Sarà falso autentico, devo saperlo, non ci dormo la notte. Avete già incontrato il capitano? È il volto di questo villaggio, dovreste andare a parlargli. Occupato. Shanage
Tej o Shanai Tej. Sono belli, però questi hotel, cioè nel senso, guarda, dobbiamo addirittura due camere con tre letti ciascuna, col bagno in camera, cioè grande lusso Rocket Town. Negozio di armi, un bel mitragliatore sul bancone, hai bisogno di armi e accessori, sei nel posto giusto. Allora, forza di 10, magia 10, ok. Se poi me li sistemerò io con calma. Di stanzine inutili, cioè fatte così, tanto per. Possiamo addirittura andare nella retrobottega, prendere un fucile e sparargli alla schiena. Al tipo. Se avete domande sul villaggio dovreste farle al capitano. È lui che comanda qui. Capitano. Chi è il capitano? Il capitano era un pilota. Quando la Shinra era ancora interessata al loro programma spaziale, doveva diventare il primo astronauta del pianeta. Ma ci fu un piccolo incidente. Da allora vive nell'ombra, ma ancora non ha abbandonato il suo sogno di andare nello spazio. Hai visto un uomo dal mantello nero? Un uomo dal mantello nero? No, mi dispiace. Questo posto è nato come base della Shinra per il lancio dei razzi. Faccio sta voce perché è un vecchio. Vedi quello inclinato laggiù? È lo Shinra numero 26. Non è mai decollato, comunque. Oddio. Decollato. Mio marito passa le giornate a fissare quel razzo. Era quello qua fuori, mi sa. E non a fissare ste donnine. Benvenuti nel mio emporio. Barrier volevo proprio comprarmela. Tanto da vendere un sacco di roba. Sto weekend lo sistemo a livello di gestione degli oggetti e tutto quanto, un sacco di roba vecchia da vendere. Un tempo quando intendevano ancora lanciare il razzo, qui abitavano solo meccanici. Quel razzo è rifinito, tutto ciò che rimane del programma di esplorazione spaziale. Vediamo, devo trovare qualcosa di divertente. Cosa vuol dire devo trovare qualcosa di divertente? Voglio dedicare la mia vita a far ridere la gente di tutto il mondo. Quindi stai cercando una battuta. C'era, dove sei? C'era. Vabbè, intanto rubiamo cose. Braccio trivella. Questa è una macchina. È il garage questo, ok, sì, è il garage. Ha una macchina in. Credo sia una macchina, sì. C'è un 6 cilindri in linea sul bancone. Un aeroplanino. Tiny Bronco. Dax, ieri mentre giocavo ho iniziato a maledire che it's it a random e nemmeno me ne sono reso conto. C'è il logo della Shinra sopra. Mini Bronco, niente male, potrebbe farci comodo. La Shinra tiene sempre le cose migliori per sé, prendiamolo noi. Scusate, posso aiutarvi? No, stavo solo dando un'occhiata, mica un negozio, Claudio. Se volete usarlo dovreste chiedere al capitano, lo troverete nel razzo. Comunque, io mi chiamo Shera, e voi? Cloud Barrett di Avalanche. Ti fa piacere riconoscerti. Non siete della Shinra? Credevo foste qui per la riapprovazione del programma esplorazione spaziale.
Il nuovo presidente Rufus dovrebbe arrivare a momento. Il capitano è agitato da stamattina. Rufus. Shin Ra Type 26. Ed ecco qua quello che è sempre stato, quando ero ragazzino, il mio personaggio preferito. Non so perché. Lo adoravo, Sid. Che diavolo siete voi? Che ci fate qui? Stiamo cercando il capitano. Il capitano? Che bella la track di Sid. Sono io il capitano. Con la sigaretta accesa in bocca. Dubito che nel remake avrà questa particolare. Ma spero di sì. Mi chiamo Sid, anche se tutti mi chiamano capitano. Allora, che volete? Allora, parlami del razzo. Però niente male per un ragazzino. Molto bene, allora, stai a sentire. Sai che la Shinra ha sviluppato un sacco di roba tecnologica durante la guerra inutile, no? Ora si occupano di Mako, ma all'epoca fabbricavano armi. Beh, nel mentre hanno creato pure un motore a razzo. Erano tutti fomentati all'idea di andare nello spazio. I nostri sogni crescevano sempre di più. Spesero una barca di soldi e costruirono un prototipo dietro l'altro. Fino ad arrivare a questo modello, lo Shinra numero 26. Per il test scelsero il miglior pilota della Shinra, anzi del mondo. Me, ovviamente. Finalmente arrivò il giorno del lancio. Era tutto perfetto. Ma per colpa di quella demente di Shera, il lancio fu interrotto, poi cominciarono i tagli ai fondi. Il risultato è che la Shinra ritirò il programma di esplorazione spaziale. Riesci a crederci, dopo che mi avevano illuso in quel modo, con le loro chiacchiere sul futuro e lo spazio. Non appena capirono che il Mako portava più soldi nelle loro tasche, per lo spazio era finita. Ti è piaciuto perché è stato quello tradotto meglio di tutti. Ok, stai parlando di cosa parli, Caledor? Di Cosmo Canyon? Ah, mi era piaciuto Sid perché era quello tradotto meglio di tutti. Probabile che fosse per quello. Soldi, money, dinero erano l'unica cosa che contava. Hanno distrutto i miei sogni e per i loro stramaledetti conti. Seraya! Arigato, grazie della sub. E welcome. Benvenuta. Benvenuto? Non so. Seraya. Credo benvenuta. Guarda questo ammasso di ruggine. Doveva rendermi il primo uomo a andare nello spazio. E invece si piega ogni giorno di più. Di questo passo non so chi si spezzerà prima, tra me e lui. La mia ultima speranza è parlare col presidente. Si è depresso. Non ci dice più nulla. È vero che Rufus sta venendo qui? Già, deve essere per la ripresa del programma spaziale. Un presidente giovane, ecco cosa ci voleva. Si vede che anche lui ha dei sogni. Io non ci crederei troppo, Sid, così a occhio e croce. Puoi prestarci, mini bronco? Ti sei bruciato il cervello, è una delle cose a cui tengo di più. Non posso darvelo. Mi sa che si esaurisce qua il nostro roster di richieste.
La Shinra ritirò PES, ha detto Sid. Programma esplorazione spaziale, sì, PES. La Shinra ritirò PES. Sì, zero, sì. Benvenuta, ok, perfetto. Grazie mille della sub. Sentilissimo, super carini siete tutti, ragazzi. E allora, siccome non ce lo prestano, e giustamente da brave persone civili, cosa possiamo fare se non... fotterglielo. Cloud? Il capitano vi ha detto niente? Non proprio. Oh. Where's my goddamn tea? Ehi, Shera, cosa sei, cieca? Abbiamo degli ospiti, che aspetti a servire del tè, brutta lumaca? Mi dispiace. È al limite dell'essere yandere, sì, tsunderissimo. Grazie, ma non c'è bisogno. Che c'è da cogliere? Ah sì, sì, se c'è da cogliere una scemata tu sei pronto lì. Ruba tutto da bravo, guaglione. La tratta malissimo. Zitti voi, posate il culo sulla sedia e bevete quello stramaledetto tè. Drink the goddamn tea. Ah, che rottura. Shera, io vado in cortile a lavorare sul mini bronco. Mi raccomando col tè, datti una mossa. Bah, che razza di bastardo. Scusa, è colpa nostra. No, no, lui fa sempre così. Sempre, ma perché Sid ti tratta così? No, non fai niente. Che palle, continua a sbadigliare oggi. In fondo sono stata io a distruggere il suo sogno. Cos'è successo? Ehi, datti una mossa, sei più lenta di una lumaca. Di questo passo pure la luna se ne andrà. Stufa di aspettarti. Mi dispiace. Quanto ti ci vuole ancora a controllare quelle fottute bombole dell'ossigeno? Va bene essere prudenti, ma è inutile controllarle ogni 2 secondi. Non si romperebbero nemmeno se ghiacciasse l'inferno. Ma, niente ma. Non sei stupida, quindi sbrigati. Mi dispiace. Capitano, i nostri sogni stanno per avverarsi. Siamo fieri di aver fatto parte della squadra dello Shinra numero 26. Preparativi ultimati, capitano. Non rimane che il decollo. Grazie Gidan! Sending a dream into the universe. Super carino. Lasciate fare a me. Ci rivediamo presto. Allora, capitano, porti i nostri sogni nello spazio. Grazie, ragazzi. Faccia buon viaggio. Pannello di controllo operativo. Shinra numero 26, pronto al decollo. Pressione del motore in aumento. Shinra numero 26, 3 minuti al decollo. Inizio conto alla rovescia. Finalmente. Ma che succede? Capitano Sid, abbiamo un'emergenza. C'è ancora un meccanico nella sala macchine. Cosa hai detto? Chi sarebbe questo idiota? Non lo sappiamo. Attivo l'interfono con la sala macchine. Ah, scusa. Porco mondo, chi diavolo c'è ancora lì dentro? Capitano, sono io, Shera. Non si preoccupi per me, proceda pure al lancio. Shera, che ci fai lì? Ero preoccupata, i risultati dei test sulle bombole non erano soddisfacenti. Idiota! Quando questo affare decollerà, lì dentro farà così caldo che di te non rimarrà nulla. Finirai carbonizzata, morta, lo capisci o no? Non importa. Se riesco ad aggiustarlo, il lancio sarà un successo. Ho quasi finito.
quasi finito, stai per morire. Sì, il controllo alla rovescia partirà a momenti, non c'è tempo. Avvio i motori. Ehi, aspetta, Cher è ancora lì dentro. Che facciamo, Sid? Se annulliamo la missione adesso, il prossimo lancio sarà tra 6 mesi. Maledizione, Shera, vuoi fare di me un assassino? Capitano, Shera, ho controllato fino al serbatoio 7, mi rimane solo l'8, poi avrò finito. Vedi, se erano solo 7 avrebbe finito e sarebbe tutto andato liscio. Shera, sbrigati, stai per morire. Accensione in 30 secondi, inizio conto alla rovescia. Sid, dimenticati di lei, non farà mai in tempo. Io cosa dovrei fare? Accensione motore in 15 secondi, temperatura interna in aumento. Oh cavolo, la luna, lo spazio, i miei sogni! Accensione motore! Ah! Plof. In realtà basta quella fiammata lì, però. Scusatemi. Questa cosa dovrà pure essere modificata nel remake, perché, essendo più realistico intendo, perché un razzo, se, vabbè, a parte il fatto che come si accendono i motori sei già carbonizzata perché la fiammata è istantanea, ma un razzo se decolla e poi riatterra su se stesso così, l'esplosione era deva al suolo la città intera, perché il gas, il proprio il lente che viene usato nei razzi che vengono mandati nello spazio è spaventosamente infiammabile ad alta pressione, eccetera eccetera eccetera, quindi riatterrando avrebbe fatto ciaone, altro che scera, non se ne salvava uno. Però grazie Ale, premette il pulsante dell'arresto d'emergenza per salvarmi la vita. Da allora tagliarono i fondi al programma esplorazione spaziale e il lancio fu annullato. È stata colpa mia, solo colpa mia se non ha potuto realizzare il suo sogno. Per questo va bene così, non importa cosa dice il capitano, gli devo la vita. Guarda che ha già il crimine addosso, Sid. Shera, ancora non hai servito il tè! Mi dispiace. Col piede sul tavolo. E voi? Sedetevi una buona volta. O forse non gradite la mia ospitalità. Sono in ritardo. Che fine ha fatto Rufus? Yoho! Da quanto tempo? Sid, caro, come stai? Guarda chi c'è, quel grassone di Palmer. Dimmi, quando pensavate di farmi, quanto pensavate di farmi aspettare ancora? Allora, quando ripartirà il programma esplorazione spaziale? Yoho, non lo so. Il presidente è qui fuori, perché non chiedi a lui? Bah, il solito ciccione buono a nulla, non sei cambiato, eh? Ehi, non chiamarmi così! In effetti l'inutilità di Palmer. Yoho, del tè? Posso averne un po' anch'io? Con molto zucchero, miele e... Ah già, non dimenticare il lardo. Questo per chi ha visto il trailer del remake che si chiedeva della questione del lardo con il tè. Tipica di Palmer. Il lardo con il tè, ma che schifo, Dio mio, che schifo! Sid, da vecchio te lo immagini, Dex? Sì, sì, da vecchio Sid sono io, praticamente. Che Sid è stato quello tradotto meglio di tutti, te lo garantisco. Basket è stato costretto a tradurre il gioco in condizioni e in tempi improbabili e ho visto una marea di tagli qui e lì. Sid invece qualche volta ha addirittura espanso i suoi dialoghi, prova che ci si stava proprio divertendo a fare i suoi dialoghi. Me lo immagino, poverino Basket. Comunque io non lo biasimo per la traduzione americana che è piena di errori, ma Cristo santo, da solo in pochissimo tempo a tradurre un intero RPG, cioè... la portata di questo, poi
Che in inglese però è diventato burro. Sì, butter. Per qualche motivo. Perché in realtà credo che l'errore in questo caso, non so se è un errore o cos'altro, se lo volevano rendere ancora più schifoso i giapponesi, però è diventato butter, ma in effetti si può bere il tè con il burro. Cioè, è una cosa schifosa, però gli inglesi lo fanno effettivamente. Mentre invece con lardo è proprio impensabile, quindi o hanno sbagliato i giapponesi in origine, perché in giapponese c'è scritto proprio lardo, se non sbaglio. Palmer me lo immagino con un accento uber british, che mangia cose orride come la marmitte o le Higgies scozzesi. Ci sta. Ci sta, Smai Ruin the Lost Belt. Smai Ruin the Lost Belt. Grazie per il tuo messaggio. E ci sta, effettivamente nel trailer del remake l'abbiamo vista veramente. Sì, è lardo in katakana. Quindi vedi, hanno voluto enfatizzare probabilmente. Oppure hanno sbagliato in senso che hanno sbagliato che pensavano a burro ma hanno voluto mettere lardo. Di proposito, forse, boh. Sì, il tè col burro è schifosissimo, però so che alcuni inglesi lo fanno. Stanotte mi sognerò il tè col lardo, oddio. Ma che, come sarebbe che non sei qui per quello? E allora che sei venuto a fare? Vorremmo riprenderci il mini bronco. Stiamo inseguendo Sephiroth, ma pare che finora abbiamo cercato nei posti sbagliati. Adesso crediamo di sapere dove sia diretto, ma dobbiamo attraversare l'oceano. Ecco perché ci serve quell'aeroplano. Porca merda, prima l'aeronave, poi il razzo e adesso pure il mini bronco. Non vi è bastato prendervi lo spazio, volete togliermi pure il cielo adesso. Oh, hai già dimenticato che è solo grazie alla Shinra Company sei potuto volare finora? Faresti meglio a ricordarlo. Che cosa? Scusate, da questa parte. Chiude a chiave, Shera. Volevate usare il mini bronco, giusto? Credo che Palmer voglia portarlo via. Perché non parlate con lui? Shera, ne sa una più del diavolo. E Nene, mi daresti la birretta che c'è in frigo, per favore? Ma bevi uno sorso anche te, se vuoi. Shera ne sa una più del diavolo e vuole farci. Intanto guardate che qua c'è un modellino anche del razzo qui sul tavolo. È un goccino? No. Io sì. Sarà una scelta di adattamento per magari l'Occidente reagisce più al burro che al lardo, ci sta. Yo-ho! Ma perché devo farlo io? Io sono il responsabile del programma esplorazione spaziale, che non esiste neanche più. Ciccione? Prenderemo noi il mini bronco. Mi piace Cloud, proprio che non è. Provate anche a parlare con lui. Prenderemo noi il mini bronco. Punto. Lapidario. Vi ho già visti da qualche parte. Ah già, al palazzo della Shinra, quando venne ucciso il presidente. Io. Che cazzo è Pippo? Sicurezza! Sicurezza. E adesso. Questo lo devo. Cin, Ale. Questo lo devo battere per forza, perché. Immaginate la scena di tirare Ifrit in faccia a Palmer, cioè realisticamente parlando. Magari se equipaggiavo le robe che ho preso. Proprio scemo, non lo ricordavo. Lui vorrei batterlo in maniera. Thank you.
Barret ruba, ma non possiede niente. Ma come si permette? Esatto, come si permette? Diamond Dust. Basta, rotto il tenibronco. Yo ho ho ho. Fa le pernacchie, scappa, corre via e viene preso in pieno dal camion della scena. Scenetta gag idiota che pone fine però al combattimento. Troppo stupido, non riesco a fermarlo. Si è avviato, lascia perdere, presto sali. Non lo sta guidando nessuno, tra l'altro. Ma nessuno mai. Guarda, non c'è nessuno che lo sta guidando, si guida da solo. Ecco. Merda, hanno colpito la coda. Un atterraggio di emergenza, eh? Faremo un bel tuffo. Reggetevi forte e vedete di non farvelo addosso. Losh. Non volerà mai più. Ma scusa, che non era solo in extended? Non potremmo usarlo come barca? In effetti sì. Fanculo, fate come vi pare. Ok. Sid, tu cosa farai invece? Non lo so, ho chiuso con la scirra. Ok. E mi sono rotto di quel villaggio. E tua moglie? Che farà, Shera? Moglie, per carità, solo al pensiero di sposarla mi vergono i brividi. Che zundere. Voi che intenzioni avete? Stiamo inseguendo un uomo chiamato Sephiroth. Dovremmo vedercela anche con Rufus prima o poi. Non ci ho capito granché, ma sembra interessante. Sono con voi. Voi che ne pensate? Oh, come voi che ne pensate? Ti sei preso Kate Sith senza battere ciglio. Nessun problema. Felice di essere a bordo. Mentecatti. Chiunque sia abbastanza stupido da mettersi contro la scirra deve essere un mentecatto. Mi piace. No, non immagino, guarda. Allora, dove siamo diretti? A Rufus è scappato qualcosa sul seguire quel vostro Sephiroth al Tempio degli Antichi. Che cosa? E dove si trova? Ah, boh. Il piccolo bastardo però ha detto che finora hanno sbagliato strada. Quindi immagino sia un posto parecchio lontano. Per ora torniamo a terra e chiediamo informazioni. Okay. Tempio degli Antichi, quel nome non mi piace. Comunque la Scarlet di questo remake può calpestarmi e umiliarmi quanto le pare.
e di design mi sembra disegnata da Roberto Ferrari. Sì, indubbiamente è disegnata da Ferrari. Sono d'accordo, Smyrwin The Lost Belt. Sono d'accordo con te. Allora, qua il Tempio degli Ancient, se non ricordo male, qua siamo a Cosmo Canyon. Mini Dronco Way of Life. Sono al telefono con la Mini. Sono al telefono, ma Mini. Non l'ho capita. Oddio, side quest quali, Caledor? Quali side quest? Che bello è usare l'aeroplanino. E infatti c'è Wutai. È vero, è side. Non la consideravo neanche side io. Però è vero che è side Wutai. È vero. È di qua? Sì. Aspettate! Ehi, che ti ha preso all'improvviso? Ecco, è che io conosco piuttosto bene questa zona e vedete, il terreno è parecchio accidentato più avanti. Dovremmo prepararci. Sul serio? Secondo me tu hai in mente qualcosa. A dirla tutta non mi fido di te. No, è davvero, davvero duro da qui in avanti. Eccolo qui, prendetelo. La Shinra. Ehi, un attimo, non è lui. Loro sono... Yuffie, lo sapevo. No, aspettate, io con questo non c'entro. Come sarebbe con questo? Allora avevi qualcosa in mente. No, che facciamo? Prendiamoli, a dopo le domande. Sì, e Yuffie è scappata. Che bello camminare senza incontri casuali, madonna, veramente. Non so se avete notato il mio... la totale assenza del mio equip. Ouch. Ouch di nuovo. Beh, Uta è bella, sì. Ah, sei al telefono, ma Mini Bronco ti triggerava. Ehi, che diavolo è successo? C'è qualcosa che non mi torna. Le mie materie, dove sono? Ehi, dov'è Yuffie? Il vento soffa. Maledetta! Puntava le nostre materie fin dall'inizio. Nord, è andata a nord. Mi riprenderò quelle materie. Forse è l'ultima cosa che faccio. Forza, inseguiamola. Che... raga, non so se rende l'idea, ma... tutte. Le ha rubate tutte. Intanto facciamo... giusto per...
La mira scende di 3, l'attacco sale di 2. Nel 97, ragazzi, ritrovarsi in una world map così e avere una cosa come il ponte che bascula era veramente una roba che dicevi: oh, che figata, il ponte che bascula nella world map, oh. Si sorprendeva veramente per un non nulla. E però io ho sbagliato anche strada, mi sa. No, devo scendere di qua. Sì, devo scendere di qua e risalire e passare in mezzo alla gola. Sta parte è lunghissima, senza, con gli incontri casuali, però si livella un botto. Non si è ancora sentita la main team del remake. Ah! Madonna, madonna, madonna Yuffie! Madonna Yuffie! Madonna Yuffie! Cosa c'è contro Yuffie? Ci ha rubato tutto. Fai prego. Va bene. Sono, ecco, da esposizione. Sì, sono repliche da esposizione. Torna di nuovo, ok? Lì 3 ore a scuotersi. Qua dove lavora Pucca. Attenzione, questi tre li riconoscete? Voi che ci fate voi qui? Non ha importanza, è il destino che ci ha fatto incontrare. Fatevi sotto. Ma che bella statua di Giada che c'è dietro. Elena, datti una calmata. Ah. Signor Reno, rinfrescami la memoria. Cosa ci facciamo qui in mezzo a nulla? Ah. Siamo in vacanza, stiamo cercando di staccare dal lavoro. In vacanza Wutai. Esattamente, ah. E tu stai facendo l'opposto. Ma l'alcol ci andrà di traverso. Mi dispiace. Bevi, Rud. Ma da quant'è che stiamo in squadra? Che siamo una squadra, eh? A volte la vita da Turk è dura, ma tutto sommato sono felice di esserlo, ah. E ho potuto anche conoscere uno stramboide come te, ah. Ai Turk, a Reno, salute. A quanto pare è il vostro giorno fortunato. E adesso andatevene. La prossima volta che ci incontreremo non vi andrà così bene. Se lo dici tu, Elena. Ehi, lo sapevi che un tempo si venerava un dio dell'acqua qui a Wutai? Pare che avesse le sembianze di un serpente enorme. Ora viviamo nel mondo del Mako, quindi risulta difficile credere a una storia del genere. Eppure nel mondo e qui a Wutai sicuramente c'è chi ancora ci crede. Credono nel potere racchiuso nelle sue scaglie e in una materia che porta il suo nome. Di chi staranno mai parlando? Voglio parlare con questo qua che vende
che fa da mangiare. Vai. Salve, benvenuti, anche voi siete in viaggio? Beh, rilassatevi e mettetevi al vostro agio. Io però voglio spostare questa un po' qua. Al vostro agio. Ogio. No, no, agio, agio, agio. Intanto c'è Luca Serra che si è iscritto a YouTube. Bravo. Salve, benvenuti. Anche voi siete in viaggio? Wutai conta molto su turisti come voi per tirare avanti ormai. Speculazione piccina perciò sul fatto che nel remake la materia che si dovrebbe trovare a Wutai la usano dopo il crollo del 77. Nuova side quest confezionata ad hoc, oppure hanno fatto i fighi nel trailer. No, nuova side quest confezionata ad hoc probabilmente. Però è carino che, come dicevo nella mia analisi, c'è Barrett che fa un discorso sulla Avalanche, che loro non sono i burattini di Wutai, tra l'altro riferendosi alla vecchia Avalanche, quella di Fuito, quindi ennesimo collegamento con la compilation, in questo caso Before Crisis. E subito dopo si vede Leviathan, che è appunto la summon che si prende qua. La tartaruga felice. Campagna promozionale. È in corso la campagna promozionale dei volantini della tartaruga felice. Fate attenzione ai volantini della tartaruga felice, affissi in vari luoghi del mondo. Sono 6 in totale. Se riusciste a trovarli tutti, venite a riferirmelo per ritirare il premio. È sufficiente leggerli, quindi vi preghiamo di non strapparli. Date una possibilità a tutti, il proprietario. E ne abbiamo visti 2 a Cosmo Canyon. Ehi tu, mocciosa. Oh, io lo so. Quella statua enorme che vedi sulla montagna si chiama Dazao. Pare sia possibile arrivare fino in cima, ma è molto pericoloso. Fa attenzione se decidi di scalarla. Una ragazza con delle materie? No, no. Ed è un po' che qualcuno non scala il Dazao. Oh, a proposito di materie, si sente uno strano rumore provenire dal negozio di materie. Uffì. Sono speciante, è vero che sull'insegna fuori c'è scritto materia, ma non se ne trovano più a Wutai. Ormai il nostro è solo un piccolo villaggio isolato. Sai com'è la Shinra Company? Se solo avessimo delle materie, magari Wutai potrebbe tornare a fiorire con un tempo. Figurati se ve le danno. Intanto, però, ne ho ottenuta una. Bastarda! Abbiamo merce di tutti i tipi qui, hai visto niente che ti interessa? Ladra! Proprio una ladruncola. Il nobile Godot abita nella grande villa più avanti. Un tempo era un uomo molto potente, ma ora passa le giornate a dormire. State cercando Yuffie? È proprio un bel tipo quella. Irrompe nelle case della gente come se niente fosse e si nasconde da qualche parte, come se fosse ancora una bambina. Perché è una ninja lei. Ninja! Sembra un po' Asax, sì, dici molto bene, Nene, effettivamente la... Vabbè, Wutai è modellata su un po' un incrocio tra la Cina e il Giappone, più il Giappone direi, anche se i nomi invece sono tutti cinesi, e l'architettura di questi tempi e tutto quanto sono quelli buddhisti tipici di Asax, effettivamente, il quartiere di Tokyo che ha una torre praticamente in quel modo, come la pagoda lì dietro. La pagoda dei 5 maestri. I primi 4 maestri padroneggiano rispettivamente forza, velocità, magia e arti marziali. Infine, c'è colui che le domina tutte. Sapevi anche che Wutai venera il Dazao e il dio dell'acqua sin dall'antichità? La leggenda narra che il villaggio è da sempre sotto la protezione del Dazao, del dio dell'acqua e dei 5 maestri. Ciò nonostante, siamo stati sconfitti nell'ultima guerra. A quanto pare la leggenda era solo una leggenda. Cane, cosa avrà da dire? Ma no, sbrighiamoci però. Allora, prima di andare di là, t
Tanto ti cammino sulle sacre scritture. È molto bella la casa di Godo, eh. Eccolo qua che dorme, il pirla. Ronf, cosa volete? Non abbiamo granché, ma dovreste poter riposare qui. Fate come se fosse a casa vostra. Ah, senza volerlo l'ho interpretato da Dio. Shuriken di fuma. Mi sbatto però sulla... sulla cosiddetta. Metti che zitti in squadra. Mettiamo che zitti in squadra. Hai ragione. Hai ragionissima, non me la ricordavo affatto, serve il K-Zit qua. Cioè, serve. Ho fatto lo scemo con un dialogo, la trama c'entra poco. La vita scorre come un fiume, la sua fonte, l'oceano della vita, al quale deve infine tornare. Questa è Wutai, la città storica. Godetevi i panorami inusuali che ha da offrire. Yuffie, l'ho vista poco fa, sarà in una delle case qui intorno. Oh no, no, no. Ci sono altre persone strane, un po' diverse da quella ragazza, ma ugualmente strane. Eccola qua, sta deficiente. Avete visto la Naruto Run? Molti anni prima di Naruto. Oh, che emozione, siete amici di mia nipote? No, 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 questi tizi sono inquietanti, stanno frugando dappertutto. Infatti frugo. Lei percepisce che io schiaccio il tasto azione a più riprese, no? Vieni bambina, che devo parlare con te. No, non con lui. Con lei. No, non si può parlare con lei. E allora fottiti! Qua ci sono un po' di gatti. Non mi ricordo come faccio a riuscire ad andare su. Gatti, gatti ovunque. Questa è casa mia. Nessuno può entrarci. Stai calmo. Cioè, figa. Neko. Un pugno gli ha dato. Un altro pugno, un altro. Esci di lì. Cosa maledetta. Dove vuoi scappare? Eh? Fine della corsa, Yuffie. Ok, ho capito, ho sbagliato. Avete vinto, vi ridarò le vostre materie. Mm-mm.
Signori, l'abbiamo trovato finalmente, ma vorremmo il supporto di Voitork per riuscire a catturarlo. Che rottura, ah. Prego? Siamo in vacanza, non abbiamo tempo di giocare con voi, ah. Lo sappiamo che siete fuori servizio, ma dato che lo sai, sparisci, eh? Sto diventando sobrio solo guardandoti. Madonna, che bello è, Re. Che bella è sta frase di Reno. L'hai tradotta meravigliosamente. Sto diventando sobrio solo a guardarti. Che meraviglia. Ma credevo che anche voi aveste ricevuto l'ordine di cercarlo. E va bene, avete vinto. Lo cattureremo anche senza il vostro aiuto, vedrete. Sì, sì. E state pur certi che faremo rapporto al quartier generale per questo. Signor Reno, pensa davvero che sia stata una buona idea? Voglio dire, è così che un professionista, un Turk, dovrebbe comportarsi. Elena, non fraintendere. Chi sacrifica tutto per il lavoro non è un professionista, è solo un idiota, ah? Sì, detto da uno dei Turks. Rud, signore. Rud, sta zitto, non aggiungere. Beh, io non ci sto, con permesso. Rilassati, non è una bambina, lascia che faccia a modo suo. Lo so, le materie sono in un posto sicuro, seguitemi. Ma i miei figli li ha rubati? Sì, sì, ci ha rubato tutte le materie. Le stanno andando ai Turk? No. È da quando ero piccola che sento sempre la stessa storia. Wutai era molto più potente e animata prima che io nascessi, ma in realtà veramente eri nata tu quando Wutai ha perso la guerra. Sei nata tipo durante la guerra. Guardatela ora invece, è solo una trappola per turisti. Siamo stati sconfitti nella guerra e abbiamo finalmente la pace, ma abbiamo perso qualcos'altro. Wutai ora è... È per questo che se solo avessi tante materia... Io potrei... Piange, che carina. Scusa, Yuffie, ma non mi interessa né la storia di Wutai né quello che provi. Tu hai le nostre materie e noi le rivogliamo indietro. Ridaccele subito e ci lasceremo questa faccenda alle spalle. Lo so, però... Quella... Leva, la leva sulla sinistra. Le materie sono... lì. Leva sulla sinistra, Luffy, cosa stai dicendo? Stai parlando di questa? Ah, questa. Ci fidiamo di Luffy? Tiriamo la leva a sinistra o tiriamo la leva a destra? Fidati di Luffy. Choose your destiny. Nene ha detto fidati di Luffy. Kronk, l'altra leva! Esatto. E pensate che andrà molto diversamente? Dai ragazzi, quale tiro? Adesso dai, sì. Quella di Yuffie, sinistra. Plof. Che significa, Gisto? Mai fidarsi così facilmente. Spiacente, le materie sono mie. Sinistra che vai secco dai coccodrilli, esatto. Se si può annulla e parla con loro. No, come faccio, Kaledor? Non lo dovevi dire prima. Ah no, basta. Me l'avevi detto prima. Cos'è che diceva? Scrivimelo in chat, non posso tornare indietro perché ho salvato chissà dove, mi sembra. È zompato, mi spiace, scusa, non avevo letto. Dimmi cosa diceva. E comunque se ci tenevate così tanto dovevate stare in campana sin dall'inizio. Stare in campana, un classico perché siamo dentro una. Ciao! Ciao!
cloud? Sì. E ti è intrappolato, Yuffie? Mm-hmm. Mo lo vado a riprendere, perfetto. Intanto io cerco di... Ehi, faccio uscire da qui. Ma io vi volevo lasciare anche lì, non... Vedete che io tirassi quella di sinistra o di destra non cambia assolutamente niente. Tiririru. Ah, non c'entra con la gabbia? Allora a cosa si riferiva? Pensavo che fosse perché era appesa. Katie, in inglese e in giapponese, diceva time to get our material back. In napoletano diceva mo ci ripigliamo tutte quelle che è nostro. Certo, per forza. Tutte quelle che è nostro. Che è Gomorra lì. Ah già, devo andare sulla statua ora, mi sa, eh? Bravo. Godo non c'era, tanto per cominciare. Nella villa. Bimba, bimba. Sta bambina qua è un indizio di Yuffie, deve andare a... Ah! È l'indizio di Yuffie, non me lo ricordavo per niente. Lasciami, lasciami, ho detto. Ehi, aia, mi fai male. Tu non sai che sono io. Mettili giù. Tu sei. Oh. Ai. Hohi. Hohi. Corneo. Hohi. Finalmente ho trovato una nuova amicetta. Santo Dio. Quanti anni hai, Yuffie, che non me lo ricordo? 16? Tipo. Ma tipo 16, Yuffie, se non ricordo male. Tu sei una cocorita sulla spalla mentre cerchi di nasconderti a Shadow Voices. Yuffie è la cocorita sulla spalla in questo caso. Ohi. Improvvisamente Utai è diventato un livello del professor Layton con sti enigmi, eh sì. Due. Ehi, lasciatemi andare, maledetti, me la pagherete. E ha preso anche Elena, che anche Elena è giovanissima, tipo. Però a me non mi interessa, perché devo prendere. Devo prendere roba qua. Eccolo, è Corneo, non lasciatelo scappare. All'attacco, e ovviamente lui si scansa e ci ribecchiamo noi. E si scemi, non è che si ripigliano, no? Sì. È a Midgar, ma c'è anche qua, ma Yuffie ce l'abbiamo nel party da mono. No, Yuffie non si vede nel remake. Yuffie fuori Midgar, che lo incontriamo. Ma parecchio fuori Midgar. Quindi...
Come remake non la vedremo di UFO. Vediamo Don Corneo, ma UFO no. Perché UFO la incontriamo molto dopo essere usciti da Midgar. Ma non siamo a Midgar qua. Però c'è Don Corneo, sì, mica muore Don Corneo Midgar. Sì, semplicemente l'abbiamo rincontrato. Io però devo ricordarmi che non ho la, ho la TB e quindi devo attaccare. Semplicemente l'abbiamo rincontrato, tutto qui. Sì, è una delle... La seconda live che abbiamo fatto. C'era tutta la quest dove Claudio si traveste. Sì, mi ricordo, lei è uscita. No, no, qua siamo fuori, qua siamo a Wutai, siamo dall'altra parte del mondo, letteralmente. Quello Schifus di Don Corneo. Sì, questa qua è una side quest, in realtà è tutta una roba che si poteva tranquillamente non fare, però in realtà fa parte della storia. Più che altro c'è un momento bello. Ha rotto il cazzo. Sparito il merda. Qui c'è un passaggio segreto, ecco. Quella va a Cloud, se non ricordo male. No. Cos'è la pistola, forse? E ci sono i Turks che stanno correndo. Elena. Certo che Cornel è sempre svelto a scappare, ah? Elena. Andiamo, Rud. Gli faremo capire che non si scherza con i Turks. Anche se... Lui ha Elena. Questo complica un po' le cose, eh? Insomma, ci siamo capiti, eh? Va bene, Corneo ha rapito anche Yuffie, del resto. E senza di lei non riavremo le nostre materie. Diglielo che siamo senza, eh? Non fraintendete, non ci stiamo alleando, eh? Vediamola come una sorta di tregua, eh? A me sta bene. Neanche a noi piace l'idea di dover collaborare con i Turks. Ora, dove diavolo è andato a finire Corneo? Dovrebbe essere facile, pensiamo. Qual è il luogo che risalta di più qui a Wutai? Ovviamente la statua, dove ancora non siamo andati. Questa è una side quest, ma in realtà è da fare, perché... Perché di sì. C'è uno dei punti più belli dei Turks in Final Fantasy VII, qua. Siete arrivati finalmente, dividiamoci in due gruppi, eh? Fate quello che volete, ma non mettete Elena in pericolo, eh? E non preoccupatevi, noi faremo lo stesso con quella Yuffie, o come si chiama. Almeno per il momento, ah. C'è quello zotto che dice lui, che purtroppo è intraducibile ed è molto bello, però. Che voi pensavate di trovarlo quassù, eh? A quanto pare ci sbagliavamo. In ogni caso non può essere tanto lontano, ah. La lancia del dragone per... Wow! È impossibile passare, queste fiamme ci ridurrebbero in cenere. È per Sid, che è un Lancer. E...
Liberami! Mi piace perché deliziose, meravigliose. Penso di avere un nuovo hobby. Sì, cosa? Mettere in croce le ragazzine. Letteralmente in croce, eh. Allora, quale scelgo? Hoi, hoi. Questa? Ehi, io sono una Turk. Non la passerai liscia. Dovresti anche essere armata, tra l'altro, Elena. O forse quest'altra. Oh cielo, lo sapevo che dovevo prendere più seriamente le lezioni sui nodi. Oh, ho deciso. La mia compagna per stanotte sarà questa vivace figliuola. Col cavolo! Scordatelo, brutto vecchiaccio, non hai nemmeno una materia. Oi, adoro quando fanno le difficili. Fermo lì. Oi, cosa? Chi è stato? Ma poi chi era il tipo di corneo che aveva e teneva Yuffie? E Elena, gli scagnozzi di corneo non si sono visti. Ah, Cloud! Oi, è un po' che non ci si vede. Difficile dimenticarsi di te. Schifosa iena ghignante. Ci stanno modi migliori e fa colpo sulle ragazze, pure se non sa il trento. Silenzio, nessuno di voi può immaginare quanto dolore provi da allora. È una lunga, lunga storia, ma... ma ce la devi raccontare per forza. Non sono interessato. Libera subito Yuffie ed Elena. Ah, ma voi fate sul serio? Oh cielo, ma stavolta faccio sul serio anche io. Come vi siete permessi di uccidere il mio piccolo Apsu? Dovreste prendervi un po' di tempo per giocare con il mio nuovo cucciolo. Magari nel frattempo io potrò cercarmi una moglie in santa pace. Rapsu, vieni qui, bello. Questo fa un po' meno schifo dell'altra volta, ma... è quasi inutile che lo tiro su, che zitto, perché non ha un cacchio. La sua politica è, se non puoi sedurle, sedale. Esatto, Cloud. Esatto. Non mi ricordo, questa va persa. Meno forte sì, anche perché siamo senza materia, senza nulla. Iniziamo al capo, infatti. Aspettate, aspettate un attimo. Sta zitto. Ascoltate, non ci vorrà molto. Perché mai una canaglia come me rinuncerebbe al suo orgoglio per chiedere pietà? Scegliete voi. Perché hai paura di morire? Perché sei sicuro di vincere? Perché sei fuori di testa? Io direi perché hai paura di morire, però scegliete voi, ragazzi. La 1, perfetto. Poi sbagliato. Ah! Il vecchio mi manda il sangue al cervello, letteralmente. Non appena premerò questo pulsante, le loro testoline si fracasseranno come pomodori sulle rocce laggiù. Dannazione. Ora hai troppo esagerato. Così disgustoso. Oh, poi ride bene chi ride ultimo. Già, peccato che quelli saremo noi, ah. Poi cosa? Chi è stato?
Tubatore Reno. I Turk. Hai firmato la tua condanna a morte spifferando quell'informazione. Sapevi che saremmo venuti a cercarti e che ci saremmo occupati di te personalmente, eh? Fate come vi pare, ma loro vengono con me. Ah! Gli ha tirato un pugnale da lancio. Rud. Ottimo tempismo, Rud. Si sistema gli occhiali. Dovere. Dunque, Corneo, ascolta. Non ci vorrà molto. Perché credi che ci siamo alleati con questi perdenti pur di trovarti, eh? Perché avevate paura di morire, perché eravate sicuri di vincere, perché siete fuori di testa. Due! La numero due! Perché siete sicuri di vincere. Spiacente, ah? Erano tutte sbagliate. Aspetta, ferm! Ah, niente. Gli ha pestato le mani e Corneo ci ha salutati. La risposta esatta era... Così Zhao Zhong. Perché è il nostro lavoro. Quanto sono fighi, Turks. Grazie mille, signori. Non pensavo sareste venuti. Non dire sciocchezze, Elena. Anche tu sei un Turk. Sei una di noi, eh? Sì, signore. Non avrei mai detto che ci avreste aiutati per davvero. Sono io, ah. Ricevuto. Procediamo subito, ah. Era la compagnia? Già, vogliono che cerchiamo Cloud e la sua banda. Si lavora? Per oggi siamo ancora fuori servizio, ah. Scusate se vi interrompo, ma fatemi scendere! Acme moment, eh già. Fiu, perfetto, proprio come erano prima. Ehi, l'ordine delle materie è completamente sbagliato. Andiamo, che differenza fa? Non fate pignoli. Beh, ci è mancato poco, eh. Normalmente li avrei presi a calci così. Bam, bam, bam. Sì, ma tu non vedi i colpetti che fa? Certo. Certo che quel corneo era proprio una rottura. Preferirei vedermela con mio padre piuttosto che con lui. Addio, fessa. Oh, e quei tizi dei Turk non sono poi tanto male, no? Comunque almeno ci siamo ripresi le nostre... materia, coraggio dunque, riprendiamo la nostra avventura e... Ehi, aspettate! Oh, va bene, vi restituisco anche questa. Ecco, prendete! Tada, ho ottenuto la materia. Assorbe magia, che era quella. E dai, per favore, non mi importa quello che pensate, io vengo con voi. E non fallirò la prossima volta. Allora, Leviathan era... intanto devo vedere qua che disastro di ordine. È tutto scacciato. Tutto da rifà. Mm-hmm.
Sì, però io che zit non lo voglio, quindi togli tutto da qua. Lui è, vabbè. Tutta roba di magia, lei. Allora, fuoco. Qua mettiamo energia. Qua gli mettiamo un... sorry, snake moment. Ci porta sfiga, sì, quel pupazzo maledetto. Qual era il dialogo di Yuffie con Godot? Scusa. Ma soprattutto quando accadeva. Era piuttosto lunga, ma che devo fare la torre? Alto là, chi va là? Voi non siete i Wutai, giusto? No. Ai forestieri è precluso l'ingresso alla pagoda, devo chiedere di andare via. C'hai simpatia, tu? Ho capito quando, sì. Vabbè. Magari ricerca pure quello e lo leggiamo ai ragazzi. Io non mi ricordo Leviathan dov'è. Non ci credo che è qua dei gatti. E invece assorbi vita. Vincendo la pagoda, quindi non posso farla per ora. Infatti mi sembrava anche a me che dovessi fare la torre, però non la posso fare. O devo mettere per forza Yuffie nel party per farla, forse. Metto Yuffie nel party, quindi ho qualcuno di Wutai. Proviamo. Perché la torre la faccio in un attimo con la... Nobile Yuffie, non può scendere... Andere al secondo piano fin quando non avrà mai. Fin quando non mi avrà sconfitto. Ok. Ciao, io sono Shake. Voglio guardare la tua battaglia con Gorky. Procediamo.
Trasformazione della forza, invoco il tuo potere. Li ha disegnati per Yamas che qua. Gli faccio il fritta così. Sì che funziona End sulla torre. Così ci prendiamo Leviathan. Mi piace un botto Leviathan a me. Versare mostruosetto. Ah, di sicuro sono più adulto di una ragazzina esaltata. Che hai detto? Che c'è? Ti alteri per così poco? Chi è il moccioso adesso, eh? Signorina matura? Beh, devi non darti troppe aria finché non avrai sconfitto me, il maestro della velocità. Te la sei cercata? Pare tu abbia almeno la determinazione di un adulto. Vuoi pensare ai fatti? Basta chiacchiere. Così, sconfitto Gorky? Sconfitto Gorky è stato. È arrivato un altro. Spangheggissimi. Parlano tutti in modo diverso. Esatto. Mi sono impiccata, immagino. Alla battaglia assisterò. Questo parla come Yoda. O come un sardo. Fatti sotto, mocciosa. Trasformazione della velocità. Invoco il tuo potere. Immaginatevi la trasformazione tipo Sailor Moon in pinguino. E niente male davvero. Naturalmente. Oh, con asse. Questo momento atteso. Che hanno prevalso su Snake, cioè su Shake, scusa. Chekov, da quanto agognavi il nuovo sfidante? Chekov, tipico nome di anche Shake, tipici nomi di un del popolo di Wutai proprio. Chekov, assolutamente. Peccato che la tua fortuna finita sia. Staniv, a guardare rimani. Sogna, sogna, ti farò vedere la forza della giovinezza. Giovane ragazza, chi troppo parla di scottarsi rischia. Fatti sotto, sono io il fuoco. Tutti i riferimenti al teatro. Ah, giusto. Oh, 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 oh. Vedremo se ancora arrogante sarai dopo che il maestro della magia avrai sfidato. Ma perché quelli originali sono... sono nomi di attori, di, cioè di figure di teatro importanti nel teatro giapponese? O sono gli stessi anche in giapponese, in katakana? Trasformazione della magia, invoco il tuo potere. Ah, ma non giapponese, mondiale. La mia tecnica sconfitta è stata. Naturalmente. Affascinante, da molto attendevo di poter esibire la mia vera forza. Poi tutto sto sbatti per una summon. Fino al quarto piano. È consuetudine che il maestro riservi lo spunto dello cioè tutto sto sbatti per la Knights of the Round, solo che sono molto potenti esami. Il fatto è che pur essendoci un altro piano, nessuno ha mai sconfitto me, il maestro delle arti marziali. Intendi ancora affrontare questa sfida, dunque? Puoi scommetterci. Un atto onorevole, ora osserva.
trasformazione marziale, invoco il tuo potere. Cioè lui lo fanno così con la mano, gli si mette lo smalto, come se lui, come le guerriere Sailor, uguale. Stanislavski. Anton Chekhov. Gli altri? Giuri, dimmi i nomi che te li dico. C'era Shake e Shakespeare. Cosa? Come è stato possibile? Naturalmente. E Yuffie risponde sempre naturalmente. Adesso fanno la fusion, come il Kargattiger. Gorky era il primo. Gorky, chi potrebbe essere? Gorky del teatro. Sì, è Gorky, sarà Gork, qualcosa. Splendido, siete indubbiamente migliorata. Maxim Gorky. Non so chi sia. E io non ho studiato mai teatro, quindi sono giustificato. Tu meno. La signorina là meno. Ah, forse non sei una mocciosa come credevo. Tutte comunque figure del teatro moderno. Più o meno. Cioè, non c'è gente del teatro tipo greco, roba così. Sì, moderno si fa per dire Shakespeare, ma tanto moderno non è. Anche Chekhov, Dostoevsky, però in senso comunque roba non roba post Cristo, ecco. Godot da Aspettando Godot, che è un'opera francese, quindi è Godot. L'ha tradotto, l'avrà ricercate. Certamente, anche me sconfitto a assisteremo tutti alla prossima battaglia. Andiamo a incontrare il maestro dell'ultimo piano. La pronuncia è francese, quindi è Godot, esatto. Aspettando Godot è un'opera francese. Zero dice che è fighissimo, oltretutto. È vero che Zero ha fatto teatro. Assieme a quel maledetto di Titan che non viene mai a guardare le live di FF7. E ovviamente l'ultimo maestro è Godot. Ecco perché è Godot e non è scritto con la T in giapponese, perché è la traslitterazione in katakana di come lo pronunciano loro, Godot. Eh sì, adesso ha senso. Papà, benvenuta Yuffie. Non capivo come mai avevi messo la T. Ha senso, è giusto mettere la T, effettivamente. È muta, praticamente. Cosa? Perché cavolo sei? Guarda come flexa. Basta, saranno le nostre tecniche a parlare. Non trattenerti, attacca come se cercassi di uccidermi. O sarei tu a rischiare la vita. Aspetta! Preparati, trasformazione Omni, invoco il tuo potere. E adesso fanno la fusione. Tutti e due a terra. Ma che bella scenetta. Uff, puff, uff, puff. Precisamente, sì, sì. Niente male, papà. Anche tu te la sei cavata. Ridono. Cazzo. Questo suono credo che fosse la risata. Molto inquietante. È tempo che ti dia questa, Yuffie. La materia del dio dell'acqua. Leviatano. Ma nobile Godot, la tradizione impone che colui che conquista la pagoda e riceve la materia del dio dell'acqua rimanga qui in qualità di nuovo maestro.
Tradizione, mi è stufato quella parola. È stupida. Nobile Yuffie. Vorreste forse dire che a voi piace essere sempre rinchiusi qui dentro, pur essendo così forti? Yuffie. Pure tu, papà, solo perché hai perso la guerra. Guarda che cosa hai fatto a Utai. Delle sue parole il significato mi sfugge. Hai trasformato Utai in una specie di villaggio turistico. Come hai potuto? Anche da Zao e il dio dell'acqua si vergognano di te. Cornuto e mazziato proprio. Peccato, a quanto pare ti avevo giudicato bene, mocciosa. Che hai detto? Yuffie. Perdonami, è tutta colpa mia. Cosa? Nobile Godo. È vero, io ho perso la guerra. E sempre io ho fatto diventare Utai quella che è oggi. Nobile Godo, fate il silenzio, tutti voi. Yuffie, io ero come te prima che conoscessi la guerra. Ma dopo aver perso, iniziai a riflettere. La forza è solo uno strumento che usiamo per sconfiggere i nemici? O un qualcosa che serve a gonfiare il nostro ego? Il potere attrae i potenti, e questo porta ai conflitti. E se così fosse, non saremmo poi tanto diversi dalla Shinra. Capisco che tu cerchi le materie per il bene di Utai. Ma anche il fatto che io nascondo la mia forza è per il bene di Utai. Ora comprendo, sono necessari entrambi. Il potere senza determinazione non porta a nulla, ed essere determinati ma senza potere è ugualmente inutile. Un po' Undertale sta frase. Nobile Godo. Per favore, lasciate che Yuffie vi accompagni. Voi avete sia la determinazione che la forza. Beh, dopo tutto quello, come potremmo rifiutare? D'accordo, per me non c'è problema. Vai, Yuffie, che la forza di Utai sia sempre con te. Papà! Io guiderò i cinque maestri fino al tuo ritorno. Vai e torna sano e salva. Naturalmente. Aspetta un attimo. Le materie che i tuoi amici possiedono, pensi che ne avranno ancora bisogno quando la battaglia sarà finita? Papà, vai, lotta fino alla fine e ritorna con le materie. Puoi contarci. Chissà da chi ha preso, Yuffie. Che verso era quello lì? Allora, cerchiamo... Chiediamo che cambi la traduzione togliendo pozione e mettendo brodino. Sei un cretino, Zero. Brodino. Pronunica godo. Accentato sì, ma accento grave. Ho chiusa, godo. Molto bene, adesso tocca rifare tutte le scale. Questa torre c'è anche in Before Crisis ed è molto più... è più di 5 piani, no, è sempre 5 piani. O è un'altra torre, simile forse, una torre gemella a questa. Anche perché la fanno saltare. O poi quel dialogo, Caledor.
Quando usi brodino dell'inventario senti. Sei un cretino, sei proprio scemo, Zero. Fun fact, l'intera pagoda è un field solo, un unico fondale, cambia solo qualche cosa nel background, ma in realtà stai sempre nella stessa mappa salendo le scale. Sì, assolutamente verissima sta cosa qua. Me ne sono accorto vedendo i fondali rimasterizzati. Cambia la scritta dietro. E adesso direzione Tempio degli Antichi? Però non ci arrivo da qua. Non mi ricordo da dove. Caspita, ci sono. Ah, se solo potessi andare di là. Che c'è la caverna di Lucrezia. Fun fact, qui c'è l'ultima weapon di Iris. Però non possiamo prendere ancora. Ho un altro cliente, curioso, visto quanto è fuori mano questo posto. Ma se cercate la chiavelite, siete arrivati tardi, non ce l'ho più. La chiavelite. Come? Volete dire che non siete qui per quella? Pare che la chiavelite apra le porte di un vecchio tempio da qualche parte nel mondo. E indovina un po', pare si tratti del Tempio degli Antichi. Il Tempio degli Antichi. Non prendetela troppo sul serio, è solo una leggenda. L'ho venduta? Beh, a dirla tutta non avrei voluto venderla, ma ho ceduto. Non sembrava il tipo di accettare un no come risposta, se capisce che intendo. A chi l'hai venduta? A Dio, il direttore del Gold Saucer. Ha detto che voleva esporla nel suo museo. Perché non vai a dare un'occhiata? Te l'ho detto, è solo una leggenda. Certo che se fosse vera però sarebbe interessante, non trovi? Ora che ci penso, si dice che il tempio custodisca la magia distruttiva suprema. Magia distruttiva suprema. Te l'ho già detto, sono solo voci. Cambiamo argomento. Tutte le armi che vedete qui le ho fabbricate io, ma ultimamente sono a corto di materiali. E non è che per caso avete del mithril, potrei darvi un bell'oggetto in cambio. Ok. Sentitevi, servitevi pure. Potete aprire la cassaforte, il muro e il baule. Con odio da. Buona novella. Buona novella è l'ultima limit di Iris. Zawarudo. Allora andiamo al Gold Saucer. Sì, di qua. Mi hai linkato il dialogo. Dove me l'hai linkato? No, ma mettilo pure in chat. Ah, eccolo qua. Dialogo nella pagoda. Allora, leggiamo il dialogo nella pagoda. C'era Godo che diceva: non mi importa chi siete, ma se avete guai con la Shinra, devo chiedervi di andarvene. Non voglio che mi stiano col fiato sul collo.
Sei il solito codardo. Credo che questa sia la risposta di Yuffie. Yuffie, hai così tanta paura della Shinra, allora perché non ti inchini come loro? Non ti inchini a loro come hanno già fatto tutti. Lo sai, loro invece stanno combattendo la Shinra. Parla di noi, Yuffie. E c'è Godo che fa: silenzio, cosa puoi saperne tu? Yuffie risponde: hai perso una battaglia. E allora? Che è successo al potere di Wutai di cui sento sempre parlare? E Godo risponde: questi non sono affari che riguardano una bambina come te. E ti vesti ancora in quel modo atroce, dovresti vergognarti. Yuffie risponde: au contraire, io mi vesto come mi pare. Mettitelo bene in testa, c'est la vie. Brava Yuffie! E Godo gli fa, giustamente, Godo essendo un'opera francese, è per quello che lei gli parla così. Bella questa trovata, molto bella. Au contraire, c'est la vie. Santo cielo, adesso ricorri perfino a queste parole stravaganti. Sei una figlia degenere. Beh, e tu fai pena come padre. Bella. Carina come dialogo, molto molto interessante. In Jap usa gli inglesismi. Ho dovuto adattare. Hai adattato da Dio, Kaledor, perché mettendola in francese c'è un legame con l'origine del nome del padre. Quindi è molto figa come cosa. Attenzione, usare le robe persone abbonati per fare trolling non è male, complimenti. La funivia vi porterà al Gold Saucer. E andiamo al Gold Saucer. Sto andando all'ufficio di Dio. Ufficio di Dio. E sentite, è successa una cosa terribile. Hanno sparato a due membri dello staff e ad alcuni soldati della Shinra. I soldati sono morti subito, invece quelli dello staff si sono solo cavati. Dato che è qui, le consiglio di visitare il museo di Dio almeno una volta. Come probabilmente già sapete, Dio è il direttore del Gold Saucer. Dio's Showroom. Ecco la chiave lite. Ci si rivede, ragazzo. Ti piace quella, eh? Potresti prestarmela. Specialmente, ma i miei trofei non sono in prestito. Ma potrei fare un'eccezione. Vi devo un favore, dopo tutto. Cosa vuoi in cambio? Fammi divertire. In che modo? Così si fa. Tranquillo, niente di complicato. Questa è l'arena, no? Mostrami cosa sai fare, ragazzo, e sappi che mi aspetto grandi cose da te. Non sei moderatore, Zero. Strano, molto strano. Grande. Continuiamo? Non mi ricordo quante ne devo fare. Accessori rimossi.
Sì, sì, Kaledor l'avevo, era scontato effettivamente. L'avevo capito che avevi fatto chiave lite in quel per quel motivo lì. Ecco, adesso dobbiamo picchiare Andy. Terminare l'alternativa in cui Don Corneo becca Sisney a costa del sol sarebbe il soggetto perfetto per una logica. Che schifo. Qui puoi pure perdere alla prima che ha messo il premio accessorio. E invece le faccio tutte. No. È diventata una cosa grossa e schifosa. Opsoned. Dovrei mettere in carica questo. Nene, mi prendi per favore di là il cavo nero, il mio comodino. Perché il laser è di mezza, quindi non mi uccide neanche. Coppa stella. Orologio della fine. Maschera di Cisa. Ritratto di Dio. Equipaggiamento tipo D. Ah, giusto, è quello che si mette leva 02 quando è sott'acqua. Calice d'avorio, che poi era uscito in quel momento, Evangelion. Vaso del cacciatore. C'è anche un'aeronave, un modellino di aeronave. Nel magma, giusto, quando va nel magma. Magic Suite V2, no, che schifo. Che roba brutta che ti è tornata in mente, veramente. Cavolo, avrei dovuto fermarmi prima, ma è più facile dirsi che farsi. E mi pare che è tutto per il no, non è tutto, è rotto. Ci siamo, ragazzi. Mi scusi, signore. Una delle parti più carine, se vogliamo, del gioco. Sicuramente più delicate, più... Ma la funivia è fuori servizio al momento. Che significa? Sono davvero desolato. Ma temo che non potete andare via finché non ci sarà non sarà stata riparata. Che succede? Chissà che succede, che zitta. Oh, è un guaio. Ma che ci puoi fa? Ah, osa c'è. Rimanimma all'hotel. Me conoscono là. Ci vado a mettere una buona parola. Vi contatteremo non appena le riparazioni saranno state ultimate.
Guardate che bellino il nostro party completo di 9 personaggi. Non capita spesso, casino, tutti insieme. Allora, Cloud, perché non ci conti che è successo finora? Io non uso Hatch, non ero con voi sin dall'inizio. Ecco, vale pure per me. Buona idea. Lui parla tipo Snake, secondo me. Buona idea, good idea. Io sono qui dall'inizio e ancora non ci ho capito una mazza. Questo perché sei scemo, Barrett. Forza, Cloud, faccio un riassunto. E va bene. Stiamo inseguendo Sephiroth. E pare che Sephiroth stia cercando la terra promessa. La terra promessa. Una terra ricca di energia Mako, o almeno questo è ciò che crede la Shinra. Non sappiamo come sia fatta e nemmeno dove si trova. I Setra cercano la terra promessa, la terra della suprema felicità. Setra, che diavolo sarebbero? Barrett, Ceri, ma sei scemo! Così usavano chiamarsi gli antichi. Non hai ascoltato le storie degli anziani a Cosmo Canyon? Mi hanno detto che nemmeno gli antichi sapevano dove fosse. Per questo si spostavano, per cercarla, finché a un certo punto sentivano in qualche modo di averla trovata. Iris, pensi che tu ti accorgeresti di averla trovata? Credo di sì. Quindi Sephiroth sta girando il mondo in cerca della terra promessa? Non può essere l'unico motivo. Credo che stia cercando anche qualcos'altro. Non so se avete mai riflettuto su una cosa, mi è venuto in mente adesso, cioè ci avevo già pensato, ma mi è tornato in mente ora. Provate a pensare a ciò che Iris deve provare in generale, in senso che lei, cioè, lei è uguale agli altri, no? Visivamente è un essere umano come gli altri, però sa di essere, di non essere un essere umano, sa di essere un Setra, per cui il suo sangue è diverso. È un altro essere vivente a tutti gli effetti, tra virgolette, anche se in realtà gli umani discendono dai Setra, quindi sono uguali. Però, non lo so, ero lì che ci pensavo a questa cosa e dicevo, cavolo, però poverina, cioè, lei è l'unica del mondo, e si sente diversa sempre e comunque da tutti gli altri. Sta roba non deve essere piacevole conviverci comunque. Però fa sempre, non lo lascia trasparire questo, cioè se ha di questi pensieri non li lascia trasparire, perché è sempre molto vivace, è sempre, cerca anche lei di agire sugli altri in modo tale da, come Tifa, però lo fa in modo completamente diverso. Su Barrett ha agito in modo proprio per spronarlo. È fantastica per questo, esatto. Gioviale all'esterno e l'enorme solitudine interiore. Sì, esatto, enorme solitudine. Poi tra l'altro se ci mettiamo anche il fatto che lei ha... Io ci metto dentro sempre anche la compilation, il fatto che lei si sia resa conto che qualcuno non c'è più, e lo sa e non può farci nulla, e ci sono tante cose che... Poverina, cioè è molto kawaii so in giapponese, proprio kawaii so, che non vuol dire carina. Kawaii so vuol dire, in questo caso vuol dire proprio poverina. Vabbè, riprendiamo. Non può essere l'unico motivo. Credo che stia cercando anche qualcos'altro. La materia nera? Dio mi aveva parlato di Nuguaione con un mantello nero che cercava materia nera. Ecco, a proposito, che sta succedendo con tutte queste persone coi mantelli neri? Hanno tutti un numero tatuato, quanti ce ne saranno? Beh, come sapete, io ho tatuato il numero 13. Chi ti ha fatto quel tatuaggio? Ojo. Gli altri sono simboli tribali, come dei talismani, ma il numero me l'ha fatto Ojo. Quindi ce ne sono almeno 13. Sapete, credo che Ojo abbia fatto qualcosa a quelle persone col mantello nero. Ma non riesco a capire cosa c'entri tutto questo con Sephiroth. Penso che sia meglio concentrarsi solo su di lui. Sì, meglio. Già così è un casino. E un'altra cosa. No, niente, scusate.
Sono stanca, vado a riposare. Vedi che l'ha preso. Ah, finito? Allora vado a letto anch'io. Yuffie secondo me non ha ascoltato neanche una parola. Stava pensando ad altro probabilmente. O stava leggendo un fumetto. Come sarebbe avremmo finito? A materia nera. Sarebbe inutile discuterne. Sappiamo ancora troppo poco. È tempo di agire, a domattina, gente. In effetti, però, quando è che hanno sentito parlare della materia nera? Forse sono io che non sono andato da qualche parte dove magari sentivano parlare di questa cosa. Cloud, io sono il numero 13. Finirò per impazzire come tutti gli altri? Non sappiamo cosa ti ha fatto Ojo, ma finora sei stato bene, no? Ma... avanti, non fare il fifone. Ma io... basta, Red 13, smettila di avere paura. Red, mi sono scordato di cambiargli il nome. Devo cambiargli il nome nel save. Tifa, non sei preoccupato solo tu, che credi? Non ha già capito che sta succedendo. A sta storia è strana assai. Sid, io vado in camera. Sid dorme già da un pezzo sulla poltroncina e lì viene lasciato. Da Dio al Gold Saucer e sì, l'ho saltato. Sì, a Cosmo quando dice ha parlato agli anziani sono completamente sola. Prima stato il bambino che chiede consiglio al fratellone Cloud. Esatto. Tifa Onesan. Hai risabussato la porta, è entrata e ride. Che succede? Tanto c'è una vergine di ferro là, non vorrei dire. Che ne dice di un appuntamento? Che? Un appuntamento? O non ne hai mai avuto uno? Scegliete voi. Non prendermi in giro o beh, non proprio. E con... sì. Considerate che questa roba, questo atteggiamento di Iris qua è veramente un aver assoluto estremo bisogno di svagarsi e di... fare qualcosa di completamente diverso dalla routine loro, perché sennò probabilmente impazziva. No, perché vede anche in Cloud e vede Zack. Sì e no. Beh, non proprio. Oh, povero cucciolo. Lo spinge. Beh, pazienza, forza, si va. Ehi! Morningstar in terra, c'è di tutto in quell'hotel. Bello però l'hotel a tema horror. Benvenuti alla notte magica, la notte di cui tutte le, in cui tutte le attrazioni sono gratis. Che ne dite, voi due? Sta anche per iniziare uno spettacolo all'Event Square. Dai, andiamo a vederlo. Congratulazioni, siete la centesima coppia di oggi. Non si direbbe, sono quattro gatti. Voi due sarete le star del nostro spettacolo. Cosa? Tu dovresti guardare sta roba perché c'è la rappresentazione teatrale. Non temete, è semplicissimo. Recitate come preferite e il nostro cast vi seguirà a braccio. Super figa, tra l'altro, come cosa. Prego, da questa parte. Un momento. Wow, sembra divertente. Andiamo, Cloud. Tanto, tanto tempo fa, un'ombra oscura minacciò il pacifico regno di Galdia. Che ne sarà della principessa Rosa, rapita dal malvagio re dei draghi, Barvados? Per fortuna, nel momento del bisogno, arrivò a Galdia l'eroe leggendario, Alfred. Bravo! Oh, tu devi essere l'eroe leggendario, Alfred! Ehi, tocca a te. Io? Sì, a te.
Oh, tu devi essere l'eroe leggendario, Alfred. Io lo so, so perché sei qui. Ti scongiuro, salva la principessa Rosa. Ora va e parla con il re. Oh, l'eroe, Alfred, sei venuto a salvare la mia adorata Rosa. Riferimento a FF4, sì, assolutamente. Sul picco di una montagna lontana dimora il malvagio re dei draghi, Varvados, rapitore della povera Rosa. Tuttavia, non puoi sperare di battere il malvagio re dei draghi ora. Parla con colui che ti assistirà. Che ti assisterà. Tanto dietro Gol Sosa è scritto proprio male. E comunque è un fondale migliore di quello di Adrian. Con chi parlerai? Il cavaliere o il mago? Con chi parliamo, ragazzi? Il cavaliere o il mago? Mago. Zero dice mago per forza. Perché il mago zero? Perché sta cosa del mago? Perché i maghi sono blu. No, è verde. Beh, ma i maghi in generale sono blu. Parla col mago Bagigio, dice anche Dani. Parliamo col mago Bagigio. Io sono il grande mago. Aspetta, Biumains. Dimmi, cosa desideri sapere? Il punto debole del re dei draghi, oppure le misure della principessa? Cosa gli chiediamo? Perché il mago salta, Trine. Ah già, è vero, se gli togli il giallo è perfetto. La 2. Le misure della principessa. Oh, bravi, complimenti. Uno più stupido dell'altro. Le misure della principessa. Non c'è alternativa. 2. Niente, basta. È così. Eroe leggendario, attento! Iris tenuta in braccio. Tu osi ignorare il re dei draghi? Sono io, Varvados, il malvagio re dei draghi. La principessa sta bene, perché aspettavo te. Ti prego, salvami, eroe leggendario. Iris ci mette, ce la mette tutta. Come sono andata? Chi è il tuo nemico? Avanti, dillo! Chi è il mio nemico? Il malvagio re dei draghi? Il re o il cavaliere? Se rispondi il cavaliere non ti parlo più. Malvagio è il nome in realtà. In realtà è solo antipatico, giusto? Allora, il primo è stato Last Fox con il re. Quindi il nostro nemico è il re. Quel mona del re dei draghi, ovviamente. No, no, invece è il re. Ah, basta! Ehi, Claudio, che stai combinando? Così rovini lo spettacolo. Mi stai facendo arrabbiare. Una sberla gli ha dato. Bam, a terra, secco. Ne avete di fegato per ignorare me. Perché non ti azzitti tu? Boom, pugno in pancia al re dei draghi. Tutti. Oh cielo, che principessa forzuta! Così, con un lieto fine, cala il sipario sull'avventura della leggendaria eroina Rosa. E là, Marò, sedatela! Ah, è stato uno spasso. Dai, andiamo sulla ruota panoramica ora. Fa tutto in automatico, eh. Inibitela! Boh, qua, momenti di tristezza. 2, grazie. 3 che fa tutto lei, eh. 2 passeggeri, grazie mille. Godetevi il panorama del Gold Saucer. Wow, incredibile. Beh, bello è bello, eh. Ecco, io quasi mi viene da dire non vedo l'ora della seconda parte del remake. Sta roba, sto appuntamento sarà qualcosa di veramente bello.
ma sono sicuro che nel remake, già in questo, ci saranno dei momenti. Oh, guarda Cloud, ci saranno dei momenti veramente belli, secondo me, proprio belli, belli, belli. Diciamo che secondo me abbiamo pianto troppo poco in Kingdom Hearts. Nel remake sarà peggio la situazione, un po' come questa brutta impressione. È stupendo. Voglio vederlo live questo spettacolo. Nessun cosplayer ha mai pensato di farla quella scenetta, mi sa. Sarebbe molto carina, la capirebbero solo chi ha giocato il gioco. Ovviamente. Sarebbe molto carina però. È bellissimo, non trovi? Sai, all'inizio sono rimasta colpita da quanto vi somigliate. Chissà di chi sta parlando, eh? Due persone completamente diverse, eppure così simili. Il tuo modo di camminare, i gesti che fai, era come rivederlo in te. Ma tu sei diverso. Tutto è diverso. Cloud, io ti sto cercando. Voglio incontrarti. Ma io sono qui. Lo so, volevo dire che io voglio raggiungerti. Living Legacy imbranato. Mi sono divertita un mondo stasera. Dovremmo farlo di nuovo. O forse non ti piace stare con me. Direi, ma figurati. Ma qua va in bianco cosmico, no? Va in bianco cosmico, sì. Foreman, cheat, È molto romantico perché c'è la ruota panoramica, ma io in sottofondo ho la colonna sonora di Hang On suonata a pianoforte. Beh, non male. Così per dare quel twist. Direi, ma figurati. Oh, che sollievo. La prossima volta che veniamo qui dobbiamo provare tutte le attrazioni con calma. Già. Guarda che ora è. Meglio tornare indietro. Sta frase finale qua fa più male di tutto il resto che gli abbiamo sentito dire. La prossima volta. Sì. Ehi, che sta facendo Kitsit? La chiave lite. Ehi, Kitsit. Al Wonder Square si vincono un sacco di GP divertendosi. Guarda che ti ho visto che sei lì. Uè, piglia il volo, la chiave lite lì. Ottimo lavoro. Ehi, aspettate un momento. Non aggi intenzione di scappare. Sì, era una spia. Sono un agente da Shinra. Ci fidavamo di te, come hai potuto? Non ci posso fare niente. Chi l'ha fatto è fatto. Kill che ha fatto è fatto, perché non ci facemmo finta che non sia mai successo? Scordammoci lo passato, Ti sei bevuto il cervello, Kitsit. Credi davvero che potremmo andare avanti come se nulla fosse, ora che sappiamo che sei una spia? Allora che volete fa? Mi volete fa a pezzi? Sarebbe uno spreco di tempo. Chi sta è solo un robot. Ovvero me sta Midgar, dintre Palazzo Shinra. Controllo questo corpo da lì. Dunque lavori per la Shinra. Chi sei? Diccelo.
Uè, kill è segreto. È inutile, non risolveremo nulla così. Esatto. Perché allora non continuiamo viaggio e basta? Stai scherzando, spero. È vero. Sono un'impiegata da Shinra. Ma non siamo proprio nemici. C'è ancora... c'è una cosa che mi dà da pensare. E che la cafate. Nessuno vi paga, nessuno vi loggia, vi luge. Ma continuate a rischiare le vite vostre con questo viaggio. Quando vi vedo, mi fa pensare a vita mia. Non credo che mi piacerebbe se ne... se questa storia finisse così. Bla bla bla. Sei una spia, non vuoi nemmeno dirci chi sei. Non possiamo portarci dietro uno come te. Sii realista. Come pensavo. Non risolveremmo nulla con quei chiacchiere. Per fortuna che ero preparato. Sentite acca. Papà, Tifa! Ehi, è Marlene! Ah, è la ragazza dei fiori! Ragazza! Mi saccano una vita scelta. Sei ignobile. Non volevo arrivare a tanto. Usa trucchetti, piglia ostaggi. Ma ormai è andata così. Non potemmo negoziare. Quindi continuammo un viaggio e basta. Domani ce ne andiamo al Tempio di Antichi, no? I saccio dove sta. Ve lo dirò più tardi. Certo, arriveremo dopo a Shirra, ma che ci potete fare? Abbiamo le mani legate, dobbiamo fare come dice lui. Chissà se Marlene sta bene e chissà come sta la mamma. Dipende dai love points accumulati durante il gioco, capisci perché napoletano zero, rispondendo a varie domande. Ah ok, rispondevi al in che occasione si finiva con Tifo Barrett, veramente. Anche con Yuffie si potrebbe finire in realtà. Che schifo, manco Schifus si merita. Sfaccim, esatto. Che stai combinando? Nene combina cose. Oh, 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 oh. Ma non c'era una penaglia? No, c'era. Sì. C'era. No, ce ne sono due. Quella a pappagallo e quella così. Sì, le hai sempre... no, c'era quella grossa che è sparita. Te l'avevo prestata ed è sparita, ti ricordi? Non so dove sia. C'è quella piccola, credo, spero, almeno quella. Quella piccolina rossa, sai? Te la si presa comoda, Cloud? Dunque, per arrivare al Tempio degli Antichi, amma attraversare il mare a est, usando un mini bronco. Andiamo in, ya. Chi va? Io devo venire per forza. Direi che tengo questo team. Sono così eccitato che mi si è rizzata la coda. Andiamo, Cloud. Bellino questo cazzo di hotel. Qua quando, vabbè, in questo momento no, però quando si chiama il concierge arriva impiccato dall'alto, super carino. A più tardi allora. Figlio di puttana. Quella si è spenta lei? Sì. Scaricata già, durano un cazzo ormai le batterie. Mm-hmm.
Ciao, sì. Ma adesso... Oh, non mi piace. Non c'è modo di passare per ora. No. Stavo per fare... Bene, ragazzi. Direi che possiamo concluderla qua. Ciao, Zero. Ma la concludiamo anche noi qua, perché effettivamente si è fatta una certa. Noi ci siamo fatti... Il Monte Nibel, vabbè, siamo andati oltre. Ci siamo fatti un bel po' di roba, abbiamo fatto Rocket Town, abbiamo visto il Tempio degli Antichi, possiamo giusto andare a est, guarda. Sempre che mi ricordo come diavolo fare di qua, se non sbaglio. Possiamo giusto andare al Tempio degli Antichi, eccoci. Eccolo qua. Ma direi di tenercelo per la prossima volta, il Tempio degli Antichi, eh? Che dite? Perché è già mezzanotte, quindi... Direi di salvare e la prossima volta ci facciamo il Tempio degli Antichi, il Tempio degli Ancient, dei Setra. Questa struttura piramide molto che ricorda molto le civiltà azteche, ecco perché nel primo episodio di Deplore avevo usato quelle immagini per rappresentare i Setra. Molto bene, ragazzi. Il tempio martedì prossimo, esattamente. Facciamo le cose per bene. Bene, ragazzi, grazie mille per la compagnia, come sempre. E grazie per essere stati con me, grazie ai nuovi sub. E ci vediamo... martedì prossimo, ci vediamo su YouTube per altri video e qua in live con Final Fantasy VII. Ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 21:30. Buonanotte a tutti. Gianni!